Ma abbiamo avuto solo un giorno per preparare la partita, direi che abbiamo preparata bene, abbiamo concesso praticamente niente a Bari, non abbiamo creato tantissimo, ma un po' di fatica è venuta fuori nel secondo tempo soprattutto, perché domenica è stata una partita durissima per noi contro un avversario diretto, qualche energia l'abbiamo lasciata, ma non è un alibi, avremmo potuto e dovuto fare qualcosa di meglio in transizione positiva, però per Bacco... In un giorno abbiamo preparato la partita in una maniera che non abbiamo concesso al Bari mezzo tiro in porta. Non è che abbiamo perso per un'occasione da gol, eh? È un lancio da metà campo che di solito quei lanci lì il pubblico ti massacra quando fai una palla del genere e noi siamo riusciti a prendere gol. Purtroppo l'ennesimo errore della stagione, ma insomma dobbiamo star vicini ai nostri giocatori, ai nostri giovani soprattutto, perché su di loro noi appoggiamo molto il nostro progetto e quando si è giovani ci sta di commettere qualche errore. Giacomo deve stare tranquillo perché comunque ha fatto un'ottima prestazione in uscita, non è stato mai impegnato sinceramente perché non ha mai tirato in porta, però commentiamo l'ennesimo suicidio stagionale. Sarà un'altra partita, tutt'altra situazione, giochiamo in casa ma troveremo un avversario che sta molto bene in salute, che il mercato di gennaio come noi ha cambiato molto e ha cambiato bene. Sono tutte partite chiave, sono partite difficili, dovremo prepararla bene nei pochi giorni che abbiamo, soprattutto non pensare più, perché queste sono mazzate che danno degli strascichi fastidiosi, perché insomma, sono tante le partite che commentiamo così quest'anno, insomma è dura, perché qui dall'inizio diventa difficile, no? Dover farsi accettare e avere sempre dei complimenti, concordo sul fatto che la squadra comunque... a gennaio si è ripresa molto bene, ripeto, io cerco sempre un'autocritica personale e nel secondo tempo credo che la stanchezza abbia inficiato un po' sulla nostra prestazione, però i ragazzi per Bacco hanno fatto una partita di cuore, tatticamente il poco che abbiamo potuto preparare è stato interpretato benissimo, purtroppo gli errori li paghiamo sempre a caro prezzo.